La stagione drammatica, se vogliamo chiamarla, definirla, che stiamo vivendo dal 2007 al 2008 con lo scoppio della crisi oramai epocale, che ci ha proiettato in una dimensione che più di crisi ci fa parlare di una nuova normalità con cui siamo chiamati a misurarci, obbliga tutto il sistema bancario a ripensare anche il modo di stare di fronte al mercato, di fronte ai nostri clienti e di fronte in modo particolare agli imprenditori. Cosa significa? Significa che la banca oggi non può limitarsi ad erogare credito nel modo migliore, sulle fasce di prezzo migliori e più adeguate e nelle forme migliori, o a gestire gli asset della nostra clientela con, io dico anche con grande buonsenso, oltre a tutti gli algoritmi che dobbiamo utilizzare per il controllo del rischio, ma soprattutto una gestione che va nello sviluppo delle famiglie, delle generazioni, non può più limitarsi solo a questo, deve avere la forza di mettere a disposizione del mercato e dei nostri clienti tutte quelle competenze, quegli uomini, quelle strutture, anche quella geografia che la banca ha a disposizione per mettere nelle condizioni gli imprenditori di guadagnare fette di mercato. Non è una scelta, è un obbligo, ritengo, un obbligo anche etico, arrivo a dire, forzando un po' il concetto. Dico anche che la banca deve allo stesso tempo ripensare anche il modo di stare sul mercato, perché il processo di digitalizzazione, comunque di innovazione molto forte a cui noi siamo sottoposti, che ha avuto un'accelerazione impetuosa negli ultimi anni e ancora di più sarà in futuro, ci obbliga a ripensare anche il modo di vivere la banca stessa. Oramai i dati ci dicono che all'interno del gruppo che rappresento, oramai quasi il 50% dei clienti accede in remoto ai servizi bancari, all'uso della banca, unitamente ad altre variabili che sono indubbiamente la necessità di contenere i costi e l'assoluta esigenza di leggere con attenzione quelle che sono le dinamiche delle economie locali, quelli che sono i canali di economia reale che soprattutto hanno sviluppo, ci devono mettere nella condizione di pensare, o meglio ripensare, il modo di stare sul mercato, quindi trovare le scelte migliori, le soluzioni migliori per gestire al meglio il territorio con tutti quelli che sono i livelli di innovazione che abbiamo a disposizione, ma allo stesso tempo con una grandissima attenzione a non far mancare quei punti e quelle attenzioni, quei livelli di consulenza che i nostri clienti comunque continuano a richiederci.